Adesso passiamo la parola a Raffaele Borriello, direttore generale ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Con Raffaele Borriello ci siamo conosciuti un annetto fa circa al Ministero delle Politiche Agricole, quando siamo andati a presentare con il gruppo di aziende partner di Padiglione Italia il primo format che poi avremo presentato qui ad Expo. Allora, per noi era stato un momento, per me in particolare era stato un momento anche un po' di trepidazione, perché noi comunque siamo l'azienda più piccola di Padiglione Italia, quindi raccontavamo la nostra idea insieme a dei partner veramente giganteschi rispetto a noi. Lo sapete, siamo qui, quindi c'erano Lavazza, c'erano Granarolo, San Pellegrino. Noi però avevamo appunto questo grande obiettivo che ci ha motivato fin dall'inizio, che era il racconto dell'Italia dell'olio e dell'ulivo, appunto. Quindi lì ci siamo conosciuti e oggi l'abbiamo chiamato per raccontare, per parlare di questo termine sviluppo, che anche alla Cupinerato Oleari ovviamente è molto caro. Sviluppo per noi è ricerca e sviluppo, quindi poi sarà una parola che tratterà anche il signor Varvello. Nel nostro caso si tratta ovviamente di olio extravergine d'oliva, quindi di ricerca sulla qualità. Abbiamo un frantoio pilota a Castelvetrano in cui facciamo ricerca continua in frangitura, quindi cercando di mantenere altissime le caratteristiche di un prodotto che è già un prodotto della salute, per la salute per eccellenza. Lascio la parola al dottor Borriello. Grazie Cecilia, grazie innanzitutto per avermi invitato a questa iniziativa e anche a me fa sempre piacere essere presente quando c'è Maria Letizia, che è una persona che stimo tantissimo, è penso un imprenditore attivo, un giovane imprenditore molto attivo nel nostro paese. Ecco, a me mi è stata affidata questa parola sviluppo. Si parla di sviluppo nel nostro paese, in generale è un termine difficilissimo perché tutti parlano di sviluppo, da 20 anni in Italia si parla di sviluppo, purtroppo le stime del Fondo Monetario Internazionale posizionano il nostro paese negli ultimi 20 anni nelle ultime posizioni di sviluppo. Io penso che fare sviluppo voglia dire soprattutto creare le condizioni per far crescere un'economia, per far crescere un paese, per far crescere le imprese. E questo il segno più evidente se c'è sviluppo sono sicuramente gli indicatori principali dell'economia. E io penso che oggi ci troviamo in una situazione di inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. In generale sappiamo tutti che nel corso dell'ultimo trimestre il PIL del nostro paese è in crescita, ma in particolare in crescita il settore agroalimentare. Oggi possiamo vantare, soprattutto sul fronte delle esportazioni, una crescita dell'8,1%. Abbiamo un export dei primi 8 mesi che si attesta su 23 miliardi di euro, quindi l'obiettivo del governo che prefigura al 2020 50 miliardi di euro di esportazioni e 30 alla fine dell'anno è un obiettivo che obiettivamente, scusate il gioco di parole, è raggiungibile. Il valore aggiunto in agricoltura è in crescita e in crescita sono gli occupati nel settore agricolo. Ecco. Quindi evidentemente si è parlato tanto di sviluppo negli ultimi anni, ma si sono anche create le condizioni per fare sviluppo in questo paese. Io penso che da oggi in poi ci siano delle opportunità enormi per far aumentare, diciamo, il valore di questi indicatori. Prima di tutto, nel nostro piccolo, l'ISMEA sta attivando delle linee di finanziamento dedicate in particolare per i giovani. Do una notizia oggi che è stato autorizzato dalla Commissione europea un intervento a favore dei giovani imprenditori agricoli, i cosiddetti mutui a tasso zero, un'importante novità, c'è un budget di 30 milioni di euro che è destinato esclusivamente alla realizzazione di investimenti nelle imprese under 40, così come, l'ha annunciato il Ministro una decina di giorni fa, l'ISMEA ha chiuso un contratto con la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, per 50 milioni di euro. Anche questi 50 milioni di euro saranno messi a disposizione di progetti di investimenti nel settore agroalimentare in generale. E nell'ottica proprio sempre nel piccolo di ISMEA è di pochi giorni la notizia della volontà del governo di creare un unico ente per fare credito e sviluppo in agricoltura attraverso l'accorpamento
di ISA in Ismea, quindi diciamo, oltre ad intervenire nella parte agricola, oltre ad intervenire nell'accesso al credito, oltre a intervenire in maniera specifica per lo sviluppo e per il ricambio generazionale in agricoltura, la parte agroindustriale diventerà un elemento determinante della nuova Ismea. Non mi voglio dilungare, però due ultime battute. La prima battuta è: lo Stato, la politica, gli enti devono creare condizioni e devono mettere a disposizione, diciamo, le risorse finanziarie per creare sviluppo. Le imprese devono fare dei progetti. Tra qualche giorno, nelle prossime settimane, parte un'importante opportunità per il Paese. Ci saranno nei prossimi 7 anni 8 miliardi di euro da spendere per gli investimenti nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Bisogna cercare di stimolare a livello regionale, a livello istituzionale, a livello e a livello centrale, appunto, attraverso dei progetti innovativi che vadano nella direzione dello sviluppo e della crescita del nostro sistema produttivo italiano. Chiudo con un riferimento particolare al settore olivicolo. È noto a tutti, la prossima settimana ci sarà un incontro, l'anticipo, forse non è noto a tutti al Ministero, perché di recente è stato previsto in un decreto legge 51/2015 uno specifico piano per il settore olivicolo. Si tratta di 34 milioni di euro in 3 anni. Beh, io dico che grazie all'azione del governo che ha voluto questo importante, io penso, diciamo, strumento proprio per il rilancio del settore olivicolo, ci sarà la possibilità di fare dei progetti nuovi e dei progetti che vanno proprio nella direzione dello sviluppo del settore olivicolo nazionale. Grazie. Grazie. Grazie dottor Borriello per queste buone notizie, perché ce n'è sempre bisogno, poi quando sono buone e concrete ce n'è ancora più bisogno. Grazie anche per la presenza, perché oggi non era scontato.